Raggiungere Pantarei non è facile. L'ecovillaggio, fuori dal tempo e distante dalla civiltà, si trova immerso nel verde di una delle colline che dominano il lago Trasimeno. Affondare il centro di esperienza all'educazione dello sviluppo sostenibile di Nino Mengucci, che per inseguire il sogno di recuperare terre incolte e abbandonate ha rivoluzionato la sua vita e lasciato il lavoro da steward. Sono innamorato di un sogno e mi sono licenziato e ho incominciato a recuperare le terre incolte abbandonate. E nell'80 la prima esperienza con i bambini e mi ha affascinato, e da lì poi c'era la ragione, dovevamo diventare educanti e allora non si poteva più tornare indietro, anzi si doveva andare avanti, si doveva inventare altro, fare altro, essere a servizio delle nuove generazioni. Ma forse l'idea di Dino ha radici molto più profonde che toccano i suoi primi anni di vita. Io avevo la fortuna di vivere in un casale in campagna e questo credo che mi ha aiutato a crescere con i sogni dentro i sorrisi di tanta gente. Il centro è interamente costruito secondo i principi della bioedilizia. Legno, terra cruda, lana, paglia, pietra, questi i materiali utilizzati per le costruzioni che incantano chi esplora l'ecovillaggio. Una fusione totale tra l'uomo e la natura. I rami di un albero diventano la casa di chi sceglie Pantarei. Qui non sono le porte chiuse, è aperto a tutti a fare l'esperienza della vita. Hai la possibilità di incontrare tantissime realtà nello stesso tempo. Sono arrivata qui proprio per realizzare i miei sogni, il mio desiderio di vita. Vivere nella natura, più aperta della natura, in una maniera molto semplice. Perché la vita per me è molto semplice. Ad abitare il centro oggi una decina di persone. Gica viene dalla Romania. Arrivata in Italia nel 2005, ha deciso di vivere qui per ritrovare se stessa. È un percorso di crescita personale. Se andare dentro di te stesso, di scoprire te stesso, di scoprire e di metterti anche nel gioco. Ma anche nella città puoi trovare di mettere in pratica tutto quello che puoi fare nella campagna, cioè avere una vita più vicina alla natura. Cioè, è importante di avere la consapevolezza di tutto quello che fai nella vita. L'ambizione oggi è quella di diventare un luogo di ricerca e sperimentazione, non solo campi scuola per i più piccoli, anche seminari e corsi sulla salute e lo sviluppo sostenibile. Ma qual è il senso profondo che anima Pantarei? La relazione umana, l'inclusione sociale e l'assenza di giudizio nella relazione, l'accoglienza, tutte queste piccole cose che sono ovvie ma che non sono semplici da attuare giornalmente. Essere consapevoli di quello che fai ogni giorno è una sfida permanente, perché nessuno è perfetto, per fortuna, ma c'è una bellezza nella diversità, e se uno riesce a includerci, questo concetto dell'intelligenza collettiva è una meraviglia poi quando si succede.